Onorevole, il governo sta cercando di portare i rifiuti del sud al nord. Ancora una volta il nord sta diventando la discarica di quello che sta accadendo nel meridione. Ma questa è una battaglia che noi stiamo affrontando e combattendo da sempre, soprattutto ultimamente con questo governo tecnico che pensa che con decreti, con imposizioni si risolvano i problemi, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti, per quanto riguarda l'ambiente. Invece noi abbiamo sempre detto che ci deve essere una politica seria, puntuale per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda anche il discorso di sostenibilità ambientale, energetica e quant'altro, ma soprattutto per quanto riguarda il problema dei rifiuti. E il problema va risolto solo con una raccolta differenziata a porta, una raccolta fatta in un determinato modo, come la fanno la maggior parte dei comuni del nord, comuni che hanno raggiunto punte dal 70% all'80%, quindi molto sopra il famoso 65% che è previsto per legge entro il 2012, e poi si sono attrezzate con impianti. Sappiamo che l'impiantistica crea sempre dei problemi nei territori, però hanno fatto questi sacrifici. Altrettanto devono fare sicuramente il Lazio, adesso c'è l'emergenza Lazio, la Campania, la Sicilia, insomma queste sono le regioni che sono sempre agli onori della cronaca per i problemi dei rifiuti. Non si può pensare assolutamente che il nord, gli impianti del nord, i comuni virtuosi, le società che comunque gestiscono in un certo modo vadano ancora in soccorso e quindi si appesantiscono ulteriormente per risolvere i problemi di chi non ha saputo pianificare, di chi non ha saputo amministrare, di chi non ha saputo dare una risposta anche in termini di territorio. Possiamo dire comunque che la Lega Nord, con la caduta del governo Monti, ha bloccato i piani del governo. Ma sicuramente c'era questo decreto appunto che era stato annunciato, che però comunque adesso decadrà, perché appunto fortunatamente, e poi appunto ci saranno le elezioni, quindi il ritorno del voto del popolo, del voto democratico, e quindi questo decreto non vedrà luce. Però è chiaro che il tentativo che c'è stato di togliere sicuramente poteri e quindi di accentrare sempre più, di andare contro qualsiasi tipo di riforma federalista, solo un voto popolare, ed è quello che noi avevamo da sempre richiesto, può fermare quella che è ormai l'andazzo di questo governo di tecnici.